Oggi voglio mostrarti un rituale del mattino che io ogni tanto faccio appena mi sveglio. Vediamo subito di cosa si tratta. Appena mi sveglio, ancora nella posizione orizzontale, faccio 3 ripetizioni dello sguardo asiatico, quindi ho strette e lunghe entrambe le labbra dentro, sulle guance, posiziono le mani in modo da tirare con la prima falange del mignolo le code dell'occhio e tiro, premo sulle guance e tiro indietro in su in modo da creare questo sguardo asiatico. In questa posizione è la posizione ideale per fare questo esercizio. E ancora 3, 2, 1 e stop. E di nuovo, ho stretta e lunga, tira dentro entrambe le labbra, solleva le guance, posiziona le mani, premi e tira indietro. Così. E tieni gli ultimi 5, 4, 3, 2, 1, stop. E ancora una ripetizione dello sguardo asiatico. Quindi quando premi sulle guance devi tirare anche con il mignolo la punta dell'occhio indietro e in su. E puoi chiudere anche gli occhi e tenere gli occhi chiusi. Respira e gli ultimi 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Dopodiché mi siedo sul bordo del letto e inizio a massaggiare i reni. Faccio dei lievi movimenti dall'alto verso il basso, su e giù. Questa zona lombare è molto importante, soprattutto d'inverno, mantenerla calda. E poi anche picchietto un po' la schiena. Dopodiché faccio 5 leonesse possenti, quindi inspiro e poi butto fuori l'aria e la lingua. Dopodiché faccio 3 lifting del viso, quindi ho stretta e lunga, entrambe le labbra dentro e sollevo le guance. E tengo. Ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Di nuovo, ho stretta e lunga, entrambe le labbra dentro e solleva le guance. Inspira e tieni gli ultimi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ancora una ripetizione. Ho stretta e lunga, entrambe le labbra tirate dentro e sulle guance. Così. Respira. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Poi faccio 2 lifting delle sopracciglia, o con le dita oppure con la mano sulla fronte, così. Le 3 dita spingono in su, aprono le sopracciglia verso l'esterno e la fronte spinge in giù. Cerca di aprire bene verso l'esterno in modo da stirare la zona tra le sopracciglia. Ancora 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ancora una volta. Stavolta faccio con i palmi delle mani, quindi i palmi delle mani spingono le sopracciglia in su e verso l'esterno, la fronte spinge in giù. Le spalle stanno giù rilassate. E ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Poi faccio 2 distensioni della fronte, quindi palmo della mano sulla fronte, la fronte spinge in giù, col palmo della mano tiro in su, indietro. E questo esercizio lo puoi fare o da seduto, oppure anche questo lo puoi fare nella posizione orizzontale, così vai a caricare di meno il collo se hai problemi di cervicale. E gli ultimi 5, 4, 3, 2, 1 e stop. E ancora una ripetizione.
mano sulla fronte o entrambe le mani, la fronte spinge in giù. Con la mano invece o con le mani tiri in su la fronte, quindi due forze contrapposte. E ancora 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Poi mi alzo e inizio a picchiettare con i pugni partendo dai glutei, scendo giù dall'esterno delle gambe, giù fino alle caviglie e poi risalgo dall'interno delle gambe, sempre picchiettando. Logicamente nella zona inguinale faccio un po' meno forte. E di nuovo, questo lo puoi fare 3-4 giri ed è un ottimo esercizio per riattivare la circolazione nelle gambe e soprattutto per noi donne, se hai problemi di cellulite, questo picchiettare aiuta a riattivare la circolazione. E poi concludo il mio rituale con un bel bicchiere di acqua tiepida e spremuta di limone per alcalinizzare il corpo e per iniziare alla grande la giornata. Ciao! Buona giornata anche a te!